Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi, come potete vedere dai materiali che sono già posizionati sul tavolo, realizzeremo insieme un nuovo progetto e si tratta proprio di questo. È un progetto double face, si presenta sia in questo modo che in questo. Ve lo faccio vedere più da vicino, quindi si può scegliere di fare l'orecchino o in questo modo o in quest'altro. E qui sul retro della ginco incastonato un perno con delle rocaie 11-0 e qualora voi vogliate fare lo stesso, vi lascerò il link che vi rimanderà al tutorial che avevo fatto tempo fa e li avevo chiamati Hakuna Matata proprio perché io in ogni creazione ci vedo sempre qualcosa, mi sembrava una criniera e li ho realizzati nella colorazione di Rafiki e Simba. Oppure potete farli tranquillamente inserendo la ginko con delle rocaille 11-0 che fanno da asolina e quindi viene in questo modo. Ovviamente, se voi decidete di fare degli orecchini, dovete scegliere da quale lato farli. Invece, per la collana non c'è alcun problema perché può essere indossata sia in questo modo che in queste, e questo è anche il bello di un ciondolo, ecco, di una collana. E gli orecchini, a meno che non li realizziamo per noi, che ovviamente siamo creative, abbiamo tutto il materiale per poter cambiare ogni volta monachella, per poter cambiare modello. Se vengono acquistati o regalati non si può fare, quindi bisogna per forza scegliere. Io mi sono già portata avanti, ho realizzato il perno che può andare benissimo anche come orecchino al lobo da solo. Questo lo mettiamo da parte perché poi lo agganciamo con le rocaie 8-0. Mettiamo da parte anche questi lavori e vi dico subito quello che ci occorre. Allora, per ogni creazione ci serviranno due perle da 8 mm, due super duo, 6 pesli duo, in questo caso le utilizzerò in due colorazioni diverse, delle rocaille TO 80, 110 e 150. E poi utilizzerò il Farline da 12. Ho provato per questo progetto ad utilizzare il Farline da 15, ma si sfilacciava spesso e devo dire la verità, è venuto più rigido con il Farline da 12 che da 15. Quindi allora, dobbiamo inserire sul nostro ago una perla da 8 mm, poi 3 rocaille 11-0, portiamo giù altre 3 rocaille 11-0, scusate, vi faccio vedere subito. Allora, una perla, 3 rocaille 11-0, una super duo ed altre 3 11-0. Poi portiamo giù, entro soltanto nella perla, in questo modo. Poi prendo 3 rocaille 11-0, una super duo, altre 3 rocaille 11-0, 3 rocaille 11, una super duo ed altre 3 rocaille 11. Porto giù e mi vado ad inserire nella perla, ma dal lato opposto. E adesso ricongiungo i fili, faccio un paio di nodini e taglio il filo in eccesso. Adesso esco dall'ultima di queste rocaille, prendiamo due rocaille 11-0 e ci andiamo ad inserire in queste rocaille successive. Entriamo anche nel foro basso della super duo fino ad uscire dall'ultima delle tre rocaille successive. Entro prima nella super duo e poi qui. Una volta usciti da qui, prendiamo altre due rocaille 11-0 che ogni tanto mi volano. Ecco qui, e ci andiamo ad inserire in queste rocaille successive fino ad uscire dal foro basso
della Super Duo. Una volta usciti dal foro basso della Super Duo, dobbiamo portarci ad uscire dalla stessa Super Duo ma dal foro alto. Prendo una Rokai 8-0, porto giù, poi posiziono le paisley così come devo prenderle, la dorata la metto in mezzo, quindi devo prenderle in questo modo sul mio ago. Ecco qui. Porto giù e prendo un'altra Rokai 8-0 e mi vado ad inserire nel foro alto di questa Super Duo tirando bene e le paisley con le Rokai devono andarsi a posizionare quasi sulla perla. Ancora esco da questa Super Duo, prendo una Rokai 8-0. Riposiziono le perle così come devo inserirle in questo modo. Le prendo. Ecco. Porto giù, prendo un'altra Rokai 8-0 e mi inserisco nel foro alto di questa Super Duo, tirando sempre bene. Si devono andare a posizionare tutte le paisley sulla perla, come se venisse un'incastonatura. Adesso esco da qui, prendo 3 Rokai 11-0 e mi inserisco nel foro alto di questa paisley, tirando sempre bene. Tra le paisley prendo una Rokai 11 e mi inserisco nella paisley successiva. Ancora prendo un'altra Rokai, mi inserisco nella paisley successiva, esco da qui e prendo altre 3 Rokai, 11-0 e mi vado ad inserire nel foro alto di questa Super Duo. Tiro bene e poi faccio lo stesso anche dall'altro lato. Volevo dirvi che ho dimenticato all'inizio di dirvi che sono quattro le Super Duo e non due, quindi le ho inserite qui sul tavolo. Allora, in questo momento sto uscendo dal foro alto di questa Super Duo. Come potete vedere già, la perla sembra più stabile, però ovviamente, dobbiamo stabilizzarla ancora di più. Quindi dobbiamo entrare in tutte e tre queste Rokai 11. E dobbiamo anche nella paisley, nell'altra Rokai, nella paisley, fino ad uscire da questa Rokai. Giro il lavoro. Una volta che sono uscita da qui, prendo 3 Rokai 11 e mi vado ad inserire nella quarta e nella quinta Rokai. Una volta usciti dalla quinta Rokai da questa, ne prendo altre 3 e mi inserisco da fuori verso dentro in questa Rokai fino ad uscire da questa. Tiro bene, ovviamente, poi entro e passo in queste Rokai, esco, va bene anche da una soltanto di queste Rokai. Il filo si è, scusatemi, qui. Esco da una soltanto di queste Rokai in modo che entro nella perla ed esco dall'altro lato per fare la stessa cosa. Entro in queste Rokai in questo modo, sempre nella quarta e nella quinta. Esco da questa, prendo 3 Rokai, 11. Queste Rokai ogni volta mi volano, 3 11 ed entro
in questa rocaille in questo modo, da fuori verso dentro tiro bene, poi entro anche nella paisley fino ad uscire da questa rocaille e a questo punto prendo 3 11 0. Ecco qui e mi vado ad inserire sia nella quarta che nella quinta rocaille, tirando sempre bene. Adesso, se voi decidete di fare l'orecchino dall'altro lato, non c'è neanche bisogno di inserire le 15-0. Però, se invece decidete, di fare da questo lato, è meglio inserirle perché qui all'uscita della perla si vede il filo, anche se non tantissimo, però almeno a me personalmente urta. Quindi voglio coprirlo con delle rocaille 15. Quindi proseguo, entro in queste rocaille. Poi passo nella Super Duo e cerco di uscire direttamente. No, l'ago non me lo permette, quindi entro prima in questa Super Duo e cerco di uscire da qui, dalle prime 3 rocaille dopo la Super Duo. Scusate, ho dovuto interrompere. Allora esco da qui, da queste 3 rocaille. Prendo 2 rocai 15-0 e mi inserisco nella perla. Poi una volta usciti dalla perla prendo altre 2 rocai 15 e mi inserisco in queste 3 rocai. Poi entro nella Super Duo fino ad uscire dalla terza rocaille dopo la Super Duo. Una volta che esco da qui, prendo altre 2 rocaille 15-0 e mi inserisco nella perla. E una volta usciti dalla perla, prendo altre 2 rocaille 15, questo se ne va per conto suo, altre 2 rocaille 15 e mi inserisco in queste 3 rocaille. Adesso devo portarmi ad uscire da queste rocaille qui, quindi entro nella Super Duo, nelle rocaille. Scusatemi se sentite rumori, ma come sempre non dipendono da me. Poi entro in queste rocaille, in questa rocaille fino ad uscire da questa paisley. Una volta uscita dalla paisley, prendo una Super Duo e mi inserisco in queste rocaille. La Super Duo si mantiene dritta e così posiziona in questo modo. Adesso entro anche nel foro della Super Duo che sta dopo le rocaille fino ad uscire da queste rocaille. E una volta uscita da queste rocaille, prendo l'altra Super Duo e mi inserisco nel foro della Paisley. Si posiziona come l'altra in questo modo. Poi entro nella rocaille, nella paisley successiva, quest'altra rocaille fino ad uscire da questa paisley. Una volta usciti da questa paisley, entriamo fino ad uscire dalla seconda rocaille, non anche nella terza, soltanto dalla seconda. Prendiamo 2 rocaille 11-0. La perla. E una rocaille 8-0. Porto giù ed entriamo soltanto nella perla saltando la rocaille 8-0. Tiro bene, prendo altre 2 rocaille 11 e mi inserisco qui nella seconda e nella terza rocaille. Poi
Dopo, se ci ripassate, le rocaille verranno vicine. Io infatti ci ho ripassato e le rocaille si sono ravvicinate. Adesso proseguo, entro nella Paisley, nella rocaille, nelle Paisley successive, nell'altra rocaille, fino ad uscire di nuovo da questa Paisley, dalla Paisley verde. Adesso prendo due rocaille 11 e mi inserisco nel foro alto della Super Duo. Tiro bene. Adesso giro il lavoro perché il perno lo inserisco in questo modo, quindi sto uscendo dal foro alto di questa Super Duo. Prendo due rocaille 80, il perno. Allora, mi devo inserire praticamente come se sulla punta della ginco ci fossero 5 rocaille. Quindi io mi devo inserire nella prima di queste 5 in questo modo. Poi ripasso fino ad uscire dall'altro lato e così inseriamo insieme le ultime rocaille 8-0. Una volta che mi trovo ad uscire dalla rocaille dall'altro lato, prendo le ultime due rocaille 8-0, mi inserisco nel foro alto di questa Super Duo e poi prendo le ultime due rocaille 11-0 per terminare il lavoro e mi inserisco in questa Paisley. Ecco qui, ed il lavoro è terminato.